Il trauma e lo stress dovuti all'emergenza sanitaria ne parlerà questa sera in una diretta social la psicoterapeuta Isabel Fernandez. Alice Cercone. Prima fase negazione. Il rischio sembra lontano, come il paese, la Cina, da cui la pandemia parte. Poi però i contagi arrivano e si diffondono velocemente. E allora iniziano le paure, alimentate anche dalla solitudine. La sensazione di non avere un posto, un rifugio, è stata comune per tutti. Non soltanto la minaccia del virus, ma anche la quarantena ha ulteriormente aggravato le reazioni. A ricostruire l'impatto dell'emergenza coronavirus è Isabel Fernandez, psicoterapeuta specializzata in eventi traumatici attraverso il cosiddetto metodo EMDR, che lavora sui ricordi legati alle calamità. In diretta su pagina Facebook e canale YouTube di Marinella Sclocco, stessa professione, consigliera comunale a Pescara, risponderà questa sera dalle 21 alle domande su un'emergenza sanitaria che ha provocato reazioni estreme soprattutto su chi ha vissuto la malattia, perso i suoi cari o era già alle prese con una fragilità psicologica. Depressione, il sentire di essere impotenti e soprattutto in questo periodo del lockdown è andato a riattivare vissuti di solitudine. Rabbia, solitudine, senso di impotenza, i campanelli d'allarme, ma anche le difficoltà a superare l'isolamento a cui siamo stati a lungo costretti. Aver paura di andare in certi posti, di tornare alla vita normale, di prendere un mezzo pubblico, ed è importantissimo chiedere aiuto, avere un supporto specialistico. Un momento difficile da cui si può però anche imparare. Ha cambiato la vita, tutto il nostro mondo che è diventato un mondo in sospeso, però abbiamo la capacità di ricostruire, di recuperarci, sentendoci eventualmente anche più forti, più solidi dopo un evento così pesante.